Qui da noi ai microfoni, possiamo. Mi sfugge il soprannome, stavo utilizzando un soprannome che già abbiamo utilizzato. Buonasera. Complimenti, complimenti. Allora iniziamo subito. Quando hai visto Chirico dal dischetto, cosa hai pensato? Qual è stato il tuo rito? E soprattutto quando ti sei tuffato, che cosa hai pensato in quel momento? Allora, avevamo analizzato con il mister e pensavamo che con più probabilità avrebbe incrociato il rigore, quindi lì non ho pensato a molto, cioè quando parte la palla sono partito più forte che potevo e fortunatamente anche ho intuito. La fortuna c'entra sempre, però in minima parte. Qui c'è anche la tua bravura. Poi, soprattutto, abbiamo visto anche un altro ottimo intervento su Mazzotta nel primo tempo. Praticamente sei andato a chiudere completamente lo spazio. Come giudichi la prestazione tutto sommato? Perché oggi è un risultato storico. Ci sono praticamente 75, da 75 anni non vincevamo qui al Massimino e adesso ci saranno i tifosi ad accogliervi al ritorno ad Avellino. No, sapevamo che era una partita importantissima e i nostri tifosi ce l'hanno fatto vedere ieri alla rifinitura e abbiamo dato il massimo e abbiamo portato a casa una vittoria fondamentale sia per la classifica ma soprattutto per l'importanza che c'era per la rivalità, diciamo, anche per i tifosi. Ecco, prima di andare dallo studio voglio sapere da te, quando è uscito Benedetti, ma soprattutto tu da portiere, come hai guidato la linea difensiva e che cosa dici sempre ai tuoi compagni, magari quando ci sta qualche momento di difficoltà? No, l'importante è stare sempre concentrati e positivi, perché è un infortunio, può capitare, ma Marco comunque era già stato in quella posizione, quindi poi con la sua esperienza la sa gestire molto bene. Ti dà Quindi anche a te sicurezza? certo. Domande dallo studio. Sì, Michelangelo, volevo chiedere un po' a Simone, giusto per scoprirlo anche un po' di più caratterialmente. Innanzitutto oggi i tifosi lo hanno osannato giustamente per la grandissima parata sul calcio di rigore. Se legge o non legge social e giornali, no? Se lui come affronta magari qualche critica che può arrivare ogni tanto, premesso che è stato determinante non solo oggi ma anche in altre situazioni. Beh, direi. Sì, allora praticamente i tifosi sono in visibilio per la tua prestazione, per il tuo rigore parato e ovviamente non è soltanto oggi che hai offerto una buona prestazione, ma è un periodo di crescita dopo magari un'iniziale titubanza. Allora tu, domanda, leggi i social, i giornali, i commenti dei tifosi? Sì, li leggo, però cerco di, come si dice, Distaccarti. di staccarti, comunque avere sempre un certo equilibrio, no? E questa è la cosa fondamentale per questo sport. Quindi ti sono servite un po' le parole dei tifosi in questo periodo per cacciare fuori il meglio. Sì, sicuramente, quello sì. Ok, grazie mille Simone di Grazie. Libero. Allora, non so se dovrei.